Il sole sul Mariconda ha sciolto gli ultimi residui della nevicata che lo scorso weekend ha congelato il campionato di promozione. Ma si scioglieranno anche i dubbi di Serino e Montella? I padroni di casa sono in serie positiva da 5 giornate, eppure oggi le assenze di D'Andrea e Cipolletta mettono qualche ansia in più a mister Gargiulo. La Felice Scandone invece non ha ancora trovato la propria identità. Quella di neo mister Montanile è l'unica squadra del girone C a non aver ancora messo in cassaforte una vittoria in campionato. I 20 punti di distacco in classifica sembrano un abisso incolmabile. Tra 90 minuti sapremo se la matematica, anche nel calcio, non è un'opinione. Un saluto da Francesco Guarino a tutti gli amici di Sport Channel 214 e User TV. Allo stadio Mariconda di Serino sta per iniziare Serino Felice Scandone Montella, match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di promozione campana Girone C. Ultimi controlli di rito per gli assistenti dell'arbitro, che è pronto a fischiare il calcio d'inizio. Si parte in questo momento. A me clap da Maria. Coluccino. Prova a mettere ordine Minauda e a innescare a Canfora. Il ripiegamento su di lui è da parte di Bosco, ma il pallone è perso, lo ruba bene a Canfora, la mette in mezzo per Manco. Manco la controlla col destro e la mette in fondo al sacco. Al minuto 5 di gioco, il vantaggio del Serino. Da 6 uomini in area avversaria. Il Montella, non è un bel pallone quello di Fiume, però troppo alto, del Nunzio di testa. Tutto regolare, però dall'altra parte c'è il tiro di Fortino, il tap-in e la rete del pareggio del Montella. Fortino alza la testa, poi va alle spalle della difesa, posizione ancora regolare, il pallone al centro, porta vuota, un muro davanti al tiratore e la rete del 2-1 del Montella. Clamoroso raddoppio del Montella al minuto 21 di gioco. Toccato da Fiume, ha già battuto il Serino. Ci prova con Coluccino che va in mezzo da Canfora, la controlla con la sua, la palleggia bene, la girata! E il pallone che esce di un soffio sul secondo palo. Spazio per Fortino sulla sinistra, maglie larghe della difesa, attenzione Fortino, guadagna il fondo del campo. Fortino alza la testa, vede i compagni in mezzo, calcia, la deviazione e poi il miracolo! L'intervento a Stigaleone che viene toccato e precipita sulla panchina avversaria, ma al minuto 47 finisce la prima frazione di gioco a sorpresa. Serino 1, Felice Scandone 2. Dovrebbero rientrare gli stessi 22 che hanno iniziato il match e si riparte con il calcio d'inizio battuto questa volta dal Serino. Fora. Viene servito Manco che ha un buon pallone sul destro di un soffio fuori. Altro brivido per Roberto. Sicuramente la tranquillità è una delle cose che manca. Attenzione a Focaccio che ha un buon pallone sul destro. Prova a servire l'inserimento alla retrovia da parte di Deriso. Tiene il pallone vivo Deriso. Lotta per non farlo uscire dal campo. Salta un avversario. Poi la mette in mezzo per Acanfora. Anticipato di testa. Si continua a giocare. La conclusione di Minauda fuori misura. E il pallone dell'Ave Maria lo lancia lungo. Occhio ad Acanfora. A spazio Acanfora lo tocca. È tutto regolare, in area di rigore, può entrare Galiano, il rimpallo, lotta ancora, poi commette fallo, calcio di punizione. È finita! Fischio! Il rilancio è verso Russo Manno, su di lui c'è Miccio, pallone in fallo laterale per il Serino, ma l'arbitro dice che può bastare così. Al Mariconda di Serino finisce 1-2 per la Felice Scandone, letteralmente a sorpresa.